Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ebbene sì, oggi ci salutiamo così, con un bel banner, così, a prima vista, perché finalmente siamo in periodo anniversario. Per cui, buon terzo anniversario a tutti i player giapponesi e buon secondo anniversario a tutti i giocatori global. Oggi si entra in una nuova era, l'era della nuova difficoltà per quanto riguarda appunto la versione giapponese e la nuova era per quanto riguarderà la nuova meccanica che dovremo andare a vedere successivamente della nuova difficoltà Lufenia, ma ciò che ci interessa di più per il momento è questo. Wall riceve finalmente la sua arma Burst, la sua arma LD, ed è pronto per ritornare a difendere i suoi amici. Il cavaliere rialza lo scudo e quindi di nuovo prende tutti sotto la sua immensa ala. A proposito di ala, è uscito il costume di Sephiroth sul Global. E io sto rosicando come i vecchi castori della Vivident. Una cosa veramente inaspettata per me. Sì, sono abbastanza, come dire, abbastanza incazzato, se devo essere sincero, perché avrei voluto questa possibilità nel Jap, ma sono sicuro che Sephiroth, non appena riceverà appunto la sua LD e Burst, avrà la possibilità di ottenere il suo costume anche nella versione giapponese. Per chi non lo sapesse, ha preso la skin alternativa dove lui appunto è senza maglietta e affronta lo scontro finale con Cloud in Final Fantasy VII, per chi non lo sapesse. Questo è l'anteprima, cioè questa è l'anteprima del nuovo capitolo, con l'introduzione della difficoltà Lufenia, quindi 20 nuovi armor token disponibili per prendere le nuove armature, che costano per l'appunto 20 token, che si ottengono tramite la sfida di questa nuova modalità. Poi al solito, vabbè, i pacchetti di gemme venduti esclusivamente, il costume di Wall che viene riproposto all'interno del gioco, e poi vabbè, i pacchetti classici con le gemme. Tutti questi premi che vedete nel gift box sono dei maledettissimi cristalli che hanno mandato ieri praticamente come ricompensa di questo terzo anniversario, e come potete vedere sono pieno di cristalli, che però non posso ritirare perché come ben, magari per chi non lo sapesse, sono già pieno. Ovviamente, essendo un giocatore che gioca da diverso tempo, i cristalli sicuramente per me non sono un problema, eppure me ne hanno mandati altri, quindi siamo abbastanza coperti di premi. Comunque, andiamo a vedere anche un'altra delle cose, anzi prima andiamo a vedere tra le missioni, perché appunto dovrebbero esserci le ricompense, queste qui da raid, però queste qua poi le ritiro dopo, non è, cioè da raid, sono le ricompense globali, forse per quanto riguarda, se non ricordo male, la coop che c'è all'interno del gioco a disposizione di questo nuovo capitolo. Quindi andiamo a vedere un attimo gli eventi, andiamo a vedere cosa c'è presente all'interno di questi eventi. Allora, esatto, c'è praticamente il raid, è proprio un raid boss che possiede anche le sfere pezzotte da poter creare, penso, di tutti i personaggi che ovviamente sono presenti in questi banner, quindi Wall, Laguna, Tancred. Sì, esatto, vedete, ci sono le sfere. Ecco, questa è una cosa buona, perché così qua posso spendere un pochino delle sfere, cioè delle sfere, dei cristalli che mi avanzano e che mi impediscono appunto di, cioè che mi riempiono praticamente il box. Ovviamente non l'abbiamo sbloccata perché ancora il capitolo non l'ho assolutamente toccato. Abbiamo la nuova coop giornaliera dove sono presenti, ah no, questa è la stessa. Dovevamo avere, se non sbaglio, la nuova coop, ma qui abbiamo la challenge addirittura con Garland, figo.
Quindi questo. E poi tutte le nuove cycles aperte. Questa è una grandissima novità che abbiamo all'interno del gioco. Come vi ho spiegato appunto nel video, adesso non avremo più le classiche difficoltà 10, 20, 30, 40, 50, ma bensì ne avremo soltanto 3 di difficoltà, saranno aperte sempre e quindi non avremo più bisogno delle chiavi. Vengono resettate, quindi dovremo ricompletarle, il che significa avere gemme in più. Questo è un ottimo, e ripeto, un ottimo modo per prendere una boccata d'aria, diciamo così, e anche per farmare nella migliore delle ipotesi, diciamo nel migliore dei modi, non delle ipotesi. Eccoci qua, capitolo nuovo, benissimo, con questo buco spazio dimensionale. Vediamo cosa succede all'inizio, vediamoci soltanto l'introduzione, dove appunto Wall è il protagonista, dato che il capitolo si chiama appunto Warriors of Light. Quindi diciamo che è l'epilogo di questo secondo capitolo, ma come annunciato già dagli sviluppatori e già annunciato anche nelle slide del terzo anniversario, avremo a disposizione un terzo capitolo, quindi questa non è assolutamente la fine. Allora, voglio vedere solo l'introduzione, cioè così, giusto, ovviamente le traduzioni non le posso fare diciamo nel momento stesso, potrei farle successivamente, ma vediamo, magari poi mi passerò il tempo, ma diciamo che non è la mia ambizione, non è ciò che voglio fare. Il protagonista di tutto, Wall. La goccia su Noctis mi fa presagire a una discussione alquanto imbarazzante. Ok, questo doveva essere, se non erro, l'introduzione. Ovviamente non vado a vedermi altro, perché questo poi non è un problema. Ecco, come potete vedere, ecco il capitolo nuovo. Wow, bellissima, bellissima, diciamo, tutto il background disponibile qui alla fine di questo capitolo. Sarà molto, molto figo. E ovviamente stasera, poi successivamente su Twitch, approfondiremo tutto quello che c'è da approfondire, perché io comunque farò il capitolo in normale, cercherò di sbloccare la coppa almeno per poter racimolare qualcosa come premio, e poi sicuramente tutto il resto lo andremo a vedere su Twitch. Però la parte migliore è qui. La parte migliore è qui perché abbiamo a disposizione ben una, due e l'altro banner non c'è? Forse esce da domani quello, forse dall'1 febbraio, perché doveva uscire anche il banner, quello con tutte le armi X, quello che si potrà pullare una volta al giorno, ma quello sicuramente uscirà domani. Ok, quindi vabbè, pensavo fossero già oggi 3 banner, invece no, abbiamo 2 banner con free multi. Io non credo comunque di andare poi oltre, certo se guadagno qualche ticket sicuramente lo spendo, più che altro per trovare la LD. Spero di trovare la LD. Se dovessi trovarla dal free, anche meglio. Però sapete benissimo come funziona un pochino il gioco, quindi non è detto che io sia così miracolato. Questo terzo anniversario per me, spero che per me questo terzo anniversario possa essere una boccata d'ossigeno. Ultimamente mi è andata abbastanza male con i vari personaggi, con i vari pull che ho fatto, quindi spero che questo anniversario possa essere un attimo la redenzione per il mio account, soprattutto per me, perché queste sono gemme che non voglio spendere. Già ho fatto una spesa folle per Emperor, ma perché Emperor comunque mi piaceva, quindi lo volevo a tutti i costi. Spero appunto di non dover ripetere la botta, perché a quest'ora già, per esempio, se ci penso, sarei stato a 110k, e 110k sono praticamente una burst, una pity, un pity di una burst, mentre invece adesso mi ritrovo praticamente con la metà delle risorse, quindi devo farmele bastare. Sicuramente i ticket andranno spesi, ma quello è un altro discorso.
Allora, i banner sono due, dove nel primo abbiamo Wall, Laguna e Tancred. Tra l'altro Laguna e Tancred finalmente ricevono la loro Hex Plus, chiudendo così il ciclo, chiudendo così l'era di quello che è stato il periodo Chaos barra Hex Plus. E qui invece abbiamo poi Ida, Agrias e 5. Io praticamente ho tutti, tranne Laguna, ho tutte le ex presenti qui in questi banner, tranne Laguna. Ecco perché comunque non andrò a spendere una gemma di più, ma andrò solo di ticket, qualora, ripeto, non dovessi trovare la LD di Emperor. La sua burst, a dire la verità, non mi interessa. Però la LD, come tutte le LD, sono abbastanza importanti, per cui cercherò sicuramente di ottenerla. Allora, prima free multi, andiamo a vedere un pochino quello che succede. Bene, mi piace il fatto di avere la sfera dorata, che implica X barra LD presente all'interno, quindi speriamo di veramente ottenere la LD subito, veramente in uno dei due spero veramente di ottenere la LD. Allora, Agrias LD di Wall. Wow, dalla free. Wow, LD dalla free. Fa anche rima. LD dalla free. LD dalla free. Hashtag LD dalla free. Benissimo. Io sono soddisfattissimo così. LD dalla free multi. Contentissimo, perché Wall comunque ce l'ho già completo, quindi avere la sua LD per me cambia totalmente il personaggio. Sono felicissimo. Andiamo a fare anche la seconda multi. Ecco qui è già brutto il simbolo della sfera azzurra. Peggio, molto peggio. Però va bene, non mi interessa in realtà né prendere Laguna come ex. Mi interessava, ripeto, la LD. Sono già soddisfattissimo in questa maniera. Sono assolutamente soddisfatto così. Qua sicuramente avrò una mono oro, che è la 35. Va bene, ma ripeto, non mi interessa. Non mi interessa assolutamente. Va benissimo così. E LD dalla free, soddisfattissimo, veramente soddisfattissimo. Adesso la vado a maxare subito, perché comunque possiedo le risorse per poterlo fare. Power Stone non me ne mancano, avendo pullato comunque su Emperor ho fatto una piccola scorta. Detto questo, io comincerò probabilmente a fare il capitolo così passo passo, ma sicuramente il contenuto grosso, ovvero la nuova difficoltà, la faremo questa sera su Twitch, per cui vi invito stasera, a partire probabilmente dalle ore 21, a collegarvi sul mio canale di Twitch che trovate sotto in descrizione, perché affronteremo la nuova difficoltà e parleremo di quello che è stato introdotto all'interno del gioco. Tra l'altro, finalmente sono state inserite le skin anche per le armi. Infatti, se vi faccio vedere il mio Sephiroth, adesso possiede nuovamente la Masamune e non più quell'oscenità della Mako Blade o Mako Katana, come si chiama. Finalmente Sephiroth ha ciò che gli spetta e non vedo l'ora che lui possa ricevere anche le sue armi burst e la sua arma LD. È già tutto pronto, io veramente non vedo assolutamente l'ora. Il costume arriverà quando arriverà ed è già mio, quindi questo è una cosa che appunto volevo comunicare, volevo annunciare. Ma comunque ne parleremo sicuramente in live. Io probabilmente farò soltanto il capitolo in normal, lo vediamo, forse qualcosina anche in hard. Mi interessa sbloccare solo la coop e mi interessa sbloccare ovviamente anche la challenge, ma quello poi la potremmo sbloccare anche in live, non è un problema. Tra l'altro ci collegheremo anche per l'anniversario global, perché essendo uscito Sephiroth ovviamente con X Plus e io non avendolo trovato inizialmente nel global, andremo a pullare in live proprio per trovare Sephiroth. Anzi, molto probabilmente cominceremo dai pull su Sephiroth dalla versione global e poi ci sposteremo sul Jump per parlare e discutere di tutti quelli che sono i nuovi contenuti. Tra l'altro voglio anche vedere se c'è uno shop nuovo o per le armature. Esatto, vedete, c'è uno shop nuovo per quanto riguarda le armature. Le prime armature
Ora qui mi appare solo strago e non capisco in realtà il perché. Perché in realtà dovrebbero essere 6. Forse si sbloccano man mano che vado avanti col capitolo. Non lo so, lo vedremo. Lo vedremo. Lo vedremo, anche perché di molti comunque ho già sbloccato la loro, come dire, la loro armatura. Tipo Squall ce l'ho completo, addirittura la Burst, Garland stessa identica cosa. Quindi probabilmente si sbloccheranno andando avanti col capitolo. Comunque, detto questo, vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo, se volete, mi trovate stasera su Twitch. Ovviamente, buona fortuna a tutti per le pull e noi al solito ci becchiamo alla prossima.